Siamo in diretta, vediamo se arrivano. I primi saluti. Aspettiamo voi. Ecco, benissimo. Mari Mari e altre persone che si sono collegate. Allora, prima di tutto, di salutare anche il nostro gradito ospite, passiamo alla sigla della nostra. Ed eccoci qua, cari amici. Buonasera a tutti. Come vedete, questa sera voi avete scritto una puntata da non perdere. Infatti, abbiamo un ospite speciale, sempre più giovane, sempre più bello. Buonasera, Paolo Presi, come stai? Buonasera cara Edda, troppo buona. No, dico il vero, sei bellissimo. Stai bene allora di salute Sì, adesso, grazie a vero Dio, sì. Paolo? Sì, Hai superato insomma il brutto tempo, dai. sì. C'è un tempo Adesso per ogni proprio sto bene, cosa. tranquillo, senza problemi. Eccolo. Ed è proprio per questo che noi questa sera il nostro webinar sarà proprio di continuazione, perché tu Paolo, purtroppo per te, ma diventi un ospite fisso, perché questo argomento è uscito il libro, lo sapete, vero? Con Cattolica l'anno scorso, che segue quello precedente, diciamo in maniera molto più completa, esaustiva, ma che veramente non finisce mai questo argomento. Per cui noi dobbiamo assolutamente averlo spesso questo ospite, anche perché ci chiarisce dal vivo alcune cose che diversamente noi non potremmo naturalmente né conoscere, né acquisire né sapere così in maniera particolareggiata. Prima di tutto, Paolo, lasciami fare una premessa. Io in questo ambiente ci sono da tanti anni, quasi 40 anni, ed è un ambiente, diciamo, che è molto particolare, molto difficile. Le stesse persone che sono qui questa sera in genere sono persone segnate. Io non vi saluto una alla volta, anche se vedo tutti i vostri nomi, ma preferisco che dopo ci siano magari delle domande per le quali Sì. sia più importante ecco, mettersi a parlare, perché altrimenti perdiamo il tempo inutilmente. Comunque siete già tantissimi, ecco, già una trentina di corsa arrivati e quindi sentitevi tutti salutati, come si dice, un modo nostro di dire, no? Allora, Anch'io cari contraccambio amici, i saluti affettuosamente. come dicevo allora, caro Paolo, questo, diciamo, sistema, questa tecnica, questa modalità fra la terra e il cielo di stabilire un contatto
attraverso quella che tu giustamente definisci qui, ed è da definire col termine giusto, transcomunicazione strumentale. Perché in effetti transcomunicazione, cosa significa per te, Paolo? Vuol dire un mezzo di comunicazione che va al di là di ogni schematismo conosciuto in linguistica. Ecco, strumentale perché si serve Di strumenti tecnici. Ecco, di strumenti tecnici. logicamente gli strumenti tecnici sono unicamente un mezzo perché il fenomeno è di natura psichica o psico-spirituale, ecco, in pace col mondo, o psico-spirituale. Ecco, guarda, immediatamente tutto quello che so sulla comunicazione transtrumentale dice. L'ho imparato dal professor Paolo Presi. In effetti, il Grazie, corso è grazie. proprio, È in un onore effetti, per me. è un onore per noi non solo averti, ma avere potuto avere la riedizione che io lo sai quanto l'ho caldeggiata. Cari Oh, amici, sì. lo dicevo anche con lui, guardate quanti segnaposti ci sono per dire quanto viene ancora studiata da me. Come era stata studiata la prima edizione, che ogni tanto vado a rivedere in che cosa si differenzia da questa nuova. Allora, diciamo pure che quando mi sono affacciata a questo mondo e cercando di trovare una modalità di contatto con i figli, perché chi è che non fa questo, con le persone care, eccetera. Mi sono trovata davanti tante persone che come me cercavano una modalità d'approccio. Le modalità sono tante, ma il mondo invisibile è talmente vasto che, ripeto, mi ricordo il primo convegno del Movimento della Speranza che facemmo sul Lago Maggiore. Io ricordo perfettamente un padre che girava nella hall dicendo forte: sono disposto a dare 2 milioni. Allora c'erano ancora le vecchie lire. Sono disposto a dare 2 milioni se qualcuno mi dice dov'è mio figlio o mi parla di mio figlio. Quindi pensate, queste cose forse avvenivano, forse, perché ripeto, con tutti i casi di medianità grande anche che abbiamo avuto, non credo che le persone si facessero pagare. Ma diciamo pure che la unica modalità era quella che ci veniva detta dal nostro parroco, dalle persone di fede, eccetera. Ma sappi che lui è in paradiso, questa era la risposta, è in paradiso e noi dobbiamo aspettare, a quell'epoca si diceva addirittura, la risurrezione della carne. La risurrezione della carne. Se noi leggiamo anche verso l'Apocalisse il libro del professor Liverziani, dovremmo aspettare quante migliaia di anni, non lo so, il che significava praticamente una perdita per sempre. Questo strumento che è entrato così, diciamo, d'impatto, è perché ha una sua tecnica, ma una tecnica, diciamo, che è alla nostra portata, che possiamo con semplicità avere alla mano con un semplice strumento. Io ricordo ad Arezzo che venne allora Daniele Gullà, che aveva un piccolo apparecchietto con il quale registrava rumori o registrava non dalla radio, registrava suoni che poi si mutavano in parole. Ora, io non voglio andare avanti molto con questo perché lo sapete già. Molti di voi sono passati anche alle odierne modalità, non ne abbiamo ancora parlato perché stiamo facendo un pezzettino alla volta e ce n'è tanta da dire. Però il mio richiamo, la mia introduzione, non è per farla saputa, ma è per dire che però c'è anche tanta, al posto d'allora che sentire la parola mamma era già un miracolo. Ma adesso c'è tanto pressappochismo e anche tanta strumentalizzazione. Cioè, tutti parlano, tutti sentono parole che nessuno sente. E, oppure si pasticcia, oppure si usano questi strumenti pensando che siano tecniche.
Io ho sentito tante volte, ti insegno la tecnica, oppure mi insegni come registrare. Non è questo il discorso. Che cos'è Paolo? Che io l'ho imparato da te ed è stata la prima cosa che ho imparato. E mettersi in ascolto intenzionale, nel senso di aspettare ciò che desideri, cioè quello di avere una risposta alle proprie domande. Dobbiamo però precisare che il fenomeno non è un fenomeno di natura fisica, anche se l'ultimo anello della catena fenomenica è un evento fisico, cioè un nastro registrato, un computer che memorizza un file con una voce particolare. Ecco, diciamo che il fenomeno è un fenomeno di cui l'ultimo anello fenomenico della catena fenomenica è fisico, però è di natura psichica. Tant'è vero che non tutti ricevono subito le voci. Ci vuole proprio volgarmente un allenamento, ma però questo allenamento è l'acquisizione di certi requisiti, o meglio, lo soddisfacimento di certi requisiti di natura psichica, come quello di avere una mentalità aperta, saper accettare a mente aperta. A mente aperta non vuol dire acritica, no, ma una mente che è in grado di ascoltare e poi eventualmente processare quello che hai ascoltato. Però la fase di ascolto deve essere una fase di aspettativa, di ottenimento di un risultato. Quindi è un fenomeno di natura psichica. Anche se, come dicevo, l'ultimo anello della catena fenomenica è un nastro registrato o un computer, un file di un computer che contiene queste voci. Queste voci poi non sono né illusioni né allucinazioni psicoacustiche, perché le analisi che avevamo condotto grazie alla professionalità di Daniele Goulart e nell'ambito del laboratorio interdisciplinare biopsico-cibernetica di Bologna, ecco, le analisi che erano state fatte hanno dimostrato che non sono allucinazioni, come dicevo, o illusioni elettroacustiche, ma bensì eventi linguistici con caratteristiche tutte proprie. Nell'insieme si può dire che le voci paranormali sono assimilabili a quelle umane, però hanno delle peculiarità tutte proprie. Esatto. Se Allora, vuoi, diciamo. posso elencarne due di queste peculiarità. Ad esempio, facendo un'analisi strumentale di queste voci, può succedere che tu senti la voce. Analizzi lo spettro sonografico di questa voce e ti accorgi che questa voce è anomala, nel senso che non ha una frequenza fondamentale, ma ha i multipli della frequenza fondamentale, che sono chiamate formanti. Ecco, questo è un evento del tutto anomalo, come per esempio, ad esempio, la presenza di queste zone formantiche o formanti senza la causa che le ha generate, cioè la frequenza fondamentale. Quindi ci sono delle peculiarità elettroacustiche che caratterizzano fortemente la voce paranormale. Ecco, oltre a questi aspetti tecnici di cui parla Paolo e nei quali io entro in punta di piedi, devo dire questo, la preparazione interiore. Lui ha detto la capacità d'ascoltare, ma non pensate che andare da una persona che già vi dice che registra la voce del figlio, eccetera, voi immediatamente acquistando la modalità abbiate la risposta, perché le voci non sono solo quelle registrate. Pensate che si sviluppa anche una chiarudienza con delle voci che noi ritroviamo in natura, nell'ambiente, e che sono quelle
E che magari proprio se in quel momento hai un apparecchio, hai un telefonino, hai qualcosa di aperto, registra quella parola, quel suono, quella modalità di una voce diversa, perché indubbiamente è diversa, ma che è un messaggio che in quel momento arriva a te, una comunicazione, perché va molto meglio. Non mi piace la parola messaggi, mi piace la comunicazione che ti arriva. Allora, la Esatto. preparazione interiore è priva della rabbia. Ad esempio, ho fatto l'altra sera una trasmissione e tanti la facevo sul perdono, Paola, puoi immaginare, e lo sai bene meglio di me, com'è difficile alle volte perdonare quando ti è stato ucciso un tuo caro intenzionalmente. Ci sono poi drammi gravissimi in questo periodo. Ma eppure la volontà di mettersi in contatto deve richiedere la pace dell'anima. E la pace dell'anima, come diceva Paolo, è un fenomeno psichico. La psiche è soggetta ad emozioni di rabbia, di benevolenza, di felicità, di chiarezza, di tante cose che noi abbiamo come emozioni. Lo stato emotivo è fondamentale perché io dico sempre: dovete sgombrare completamente l'animo da tutto quello che vi fa star male per mettervi in comunicazione, anche se giustamente molti dicono il dolore non finirà mai. Il dolore ci può essere, ma se c'è la rabbia, se c'è la disperazione, se c'è il volere a tutti i costi o di maledire alle volte come succede, perché io ne ho sentite, maledire Dio o la divinità o il cosmo o l'eccelso, quello che voi volete, non vi porta a quello stato di serenità di cui voi avete bisogno. Quindi raggiungere questa serenità, questo primo aspetto. Allora Paolo, torniamo al nostro. Noi ne abbiamo parlato fin dai primi tempi, ma noi abbiamo anche dei precursori di cui non abbiamo parlato. Io qui ecco una cosa, voi qui trovate non solo tanti esempi, è fondamentale il libro, non solo trovate tanti esempi, trovate foto, ma trovate le modalità con le quali si è addivenuti a questo. Pensate un pochino, io dicevo sempre, ma meno male che noi abbiamo queste possibilità, perché le madri che ci sono stati prima di noi, i parenti che ci sono stati prima di noi, quindi prima di questo fenomeno, la comunicazione poteva avvenire attraverso la grande medianità dei maestri, ma non era certamente quello che noi vogliamo avere o di cui parliamo in questo momento. Allora Paolo, tu parlasti, e non cesso di farlo ripetere, di soggetti psichici. Cosa intendi? Beh, per soggetto psichico intendo l'atteggiamento mentale che deve assumere chi vuole affrontare, studiare questi fenomeni, de deve avere un atteggiamento di apertura completamente mentale, un'apertura a largo spettro mentale, nel senso non da diventare un credulone a buon partito, ma bensì avere la mente aperta a saper ascoltare e accettare laddove è necessario analizzare. Quindi il fenomeno, innanzitutto, non è l'ultimo anello della catena fenomenica, può essere un computer, può essere un registratore, può essere qualsiasi mezzo tecnico, purché sia entrato come modello mentale nello sperimentatore. Se uno sperimentatore desidera ottenere un risultato, una voce, tramite un'apparecchiatura del tutto nuova, che può essere assomigliare a una radio o altro, o apparecchiature autocostruite, funzionano ugualmente. Anzi, se è successo nella casistica,
che più diciamo, gli eventi autentici di voci paranormali avvengono con apparecchiature magari ideate o addirittura costruite dallo stesso sperimentatore. Cioè l'apparecchiatura diventa un mezzo che serve a creare nello sperimentatore un modello psichico particolare di aspettativa, di risultati tramite la sua benedetta apparecchiatura. Ma l'apparecchiatura è soltanto un mezzo, l'ultimo anello di una catena fenomenica, perché il fenomeno è un fenomeno di natura psichica, cioè avviene all'interno dello sperimentatore e per una capacità che abbiamo noi di esteriorizzare questo passaggio dall'inconscio al conscio, esteriorizzare con un atto che può, nella casistica paranormale, viene denominato psicocinetico, attraverso una proiezione psicocinetica, oppure, scusate, oppure addirittura può essere un evento che solo lo sperimentatore è in grado di decodificare linguisticamente, perché ho osservato che anche semplici eventi sonori del tutto insignificanti, cioè casuali, possono essere decodificati dallo sperimentatore che ha quelle caratteristiche psicologiche e psichiche adatte, e soltanto in questo caso può avvenire il fenomeno. Quindi il fenomeno, a mio avviso, è essenzialmente nasce da noi stessi e attraverso la nostra psiche, le nostre capacità psichiche, viene esteriorizzato secondo un modello che ognuno personalizza secondo i propri desideri. Ad esempio, un nastro registrato, un computer messo in fase di registrazione o qualsiasi altro mezzo. Ma per Dipende, il questo, sì, questo dipende dal modello psichico dello sperimentatore. Non è che il fenomeno predilige un sistema o un altro. Non è che se avessimo scoperto che il fenomeno è di natura elettromagnetica, oggi avremmo tranquillamente o meglio, realizzato uno strumento come un telefono che parla con l'aldilà, il che è assurdo. Quindi non è un fenomeno fisico, cioè di natura elettromagnetica. È un fenomeno di natura psichica che viene esteriorizzato dallo sperimentatore grazie alle sue capacità psichiche. Quindi non è da demonizzare questa fase, diciamo, del fenomeno. Anzi, diventa, a mio avviso, una peculiarità molto significativa, nel senso che il messaggio originale che ci perviene da un caro defunto avviene tramite noi, perché noi soli abbiamo lo stesso elemento, diciamo, ricevente del trasmittente, cioè lo spirito. Quindi è un fenomeno, di natura, chiamiamolo più precisamente, psicospirituale. E quindi è importante sapere che questo fenomeno psicospirituale è in ultima analisi un fenomeno di comunione psichica. Quindi la mamma che invoca il figlio, che prega per il figlio defunto, non fa nient'altro che sintonizzare il proprio spirito, polarizzare il proprio spirito verso la persona amata, che in quel caso è magari appunto è defunto, quindi è a livello spirituale. Quindi è un fenomeno di comunione. Benissimo. Paolo, tirati un pochino indietro rispetto al computer perché diversamente c'è il ritorno della voce che fa rimbombo. Sì. Non da quando parli tu, ma quando ti faccio le domande. Allora, qui vedo che già arrivano le prime domande che ma mandano le persone in crisi. Sì. Ecco, Te questo è l'ho detto, importante, mi Paolo. piace rispondere alle Ecco, domande.
Ecco, ma soprattutto a me piace molto perché io questa sera volevo proprio mettere le persone in crisi, perché il fenomeno è diventato, diciamo, di dominio pubblico, però non nella maniera corretta. Paolo è stato molto chiaro, non c'entra che ci sia la persona che dice vado a prendere i messaggi perché lei sa registrare. Qualcuno adesso già sta dicendo, allora mi spieghi come dobbiamo fare, qual è lo strumento che dobbiamo usare? No, qui non ci sono strumenti. Ricordo perfettamente i primi tempi, quando noi abbiamo avvicinato le persone che non ci sono più, però che ci hanno insegnato in maniera corretta quale poteva essere lo strumento adatto a noi. Mio marito registrava in un modo, io registravo con altri strumenti. Ognuno aveva una propria, poi addirittura pensate l'interazione che mio marito si metteva su in mansarda, io ero al piano di sotto nello studio del mio figliolo davanti al suo ritratto e lui mi diceva: Mamma, vai su che papà ha bisogno. E nel frattempo ci rincontravamo a metà scala, mio marito scendeva perché il figlio gli aveva detto: Vai dalla mamma che lei capisce bene. Quindi pensate un po' Bellissimo. l'interazione come c'era, ma nello stesso tempo la spiritualità che noi portavamo avanti diciamo, nel proporci ad un mondo nel quale abbiamo studiato, ristudiato, riproposto. Allora, care mamme, se andate in crisi, meglio così, piuttosto che ci siano persone che vi dicono: Guarda che ti ha detto questo e non si sente niente di tutto questo. Fate voi da sole la vostra esperienza con quello che avete. Una persona veniva in associazione, io ricordo Paolo che lui registrava il rumore rosa con un apparecchietto che si era costruito da solo, ma era anche Gullà aveva un apparecchietto suo. Che l'aveva costruito con uno del Sud che poi è sparito, non so che fine abbia fatto. Cioè, quelli che sono veramente appassionati di volere non a tutti i costi avere quello che viene definito messaggio, ma di mettersi in comunicazione con una realtà che è così vicina a noi, per non dirla parallela o comunque al di fuori delle nostre capacità, deve mettersi nella condizione di un ascolto, come ha detto Paolo, intenzionale, mai preso un messaggio da nessuna parte in 40 anni. Qualcuno me l'ha mandato, ma magari neanche corrispondeva alla realtà, che noi avevamo acquisito. Allora io vi continuo a dire: Guardate questo libro, prendetelo come un vademecum, non è la pubblicizzazione di un libro, è semplicemente mettetevi nella condizione di un ascolto che non sia una farsa, perché in alcune cose, lo sa la mia amica Lidia che è qui, quante volte ce lo diciamo, io sento alle volte registrate delle voci, per carità, con dei bei video, perché adesso si mettono delle cose in pubblico così. Non si capisce una parola, dice, ma tu la senti? Io non la sento, ma tu la senti. No, cercate di sentire quello che c'è, perché le parole sono chiaramente udibili. Indubbiamente ci sono dei soggetti come Angela, come altri, che si dedicano a quello con quella passione e quella spiritualità interiore di voler aiutare, di voler essere a disposizione. Io stessa, per carità. Però allora dice, ma tu come fai? Ma non come fai? Tu chiedi piuttosto come sei, non come fai, come sei. Tant'è vero che io sempre raccomando in quei momenti, ciao Claudia, mettiti nella condizione appunto dell'ascolto intenzionale. Ripetilo tu, Paolo, questo discorso intenzionale. È molto importante perché quando c'è l'intenzione, e l'intenzione è veramente una grossa molla del nostro sistema, diciamo, percettivo, sensoriale, percettivo. Tant'è vero che se prestiamo la giusta attenzione a certe frequenze, cioè alle voci bisbigliate, ad esempio,
anche se capita una voce timbrica, non passa oltre la soglia dell'attenzione. Viceversa, se ci si aspetta di sentire una voce timbrica come la nostra quando parliamo, tutte le voci bisbigliate passano nel sottofondo senza essere acquisite dalla coscienza. Quindi l'ascolto intenzionale è l'ascolto di materiale sonoro, chiamiamolo così genericamente, di materiale sonoro, con l'intenzione di ricevere delle voci o dei messaggi. È molto importante l'atteggiamento che deve assumere chi ascolta questi eventi acustici, perché io ho notato anche che alcune persone sentono certe voci, laddove invece c'è il normale brusio o il normale rumore del registratore o di qualsiasi altro mezzo. Ma questo succede ed è normale ed è sempre stato così. Perché chi fa, diciamo, la parte del leone è l'attenzione selettiva di chi ascolta. È molto importante ascoltare con attenzione, prestando molta attenzione al tipo di sonorità che vuoi sentire. Perché se vuoi sentire le voci timbriche, allora sentirai se ci sono le voci timbriche, però molto probabilmente le voci bisbigliate, che sono al limite dell'udibilità, eccetera, non si percepiscono. È molto importante, dicevo, l'attenzione. L'attenzione, tant'è vero che io consiglio sempre chi mi chiede come devo fare. Tu fai una domanda, metti il registratore in fase, o il computer in fase di registrazione, fai una domanda e aspetta un minuto, 2 minuti, non di più, per poi ascoltare molto attentamente quel materiale. Perché è un materiale che va ascoltato con tanta attenzione. Signore, secondo lei, se attivo il registratore e faccio domande, posso avere risposta? Potevo usare i suoni della radio. È indifferente, perché non dipende dal mittente di queste voci, ma dipende dal modello psichico che hai interiorizzato. Se tu vuoi sentire attraverso, preferisci sentire attraverso diciamo l'apparecchio telefonico, quello che registrare attraverso l'apparecchio telefonico, tu avrai probabilmente più successo che sentendo con altre metodiche, perché dipende dal nostro modello psichico il tutto. Con questo voglio ripetere che non voglio essere frainteso. Noi siamo, la nostra psiche, soltanto il ponte tra l'immanente e il trascendente. Ecco, noi siamo un ponte, un mezzo. La nostra psiche è un mezzo. D'altronde, se dobbiamo ragionare in termini razionali, chi manda queste informazioni, cioè la voce che sentiamo di un caro defunto, e quindi è il mittente, supponendo che sia il mittente, logicamente sfrutta le capacità, diciamo, di trasmissione di queste informazioni a livello chiamiamolo psico-spirituale, perché è in un'altra dimensione, laddove il tempo e lo spazio non esistono più. Quindi quel povero ascoltatore deve adattare il proprio modello psichico in modo tale che di essere in grado nel suo inconscio di decodificare eventi che provengono da una dimensione X, cioè non spaziale né temporale. Quindi la psiche nostra ha questa grande capacità, perché non ha tempo e non ha lo spazio. Quindi i fenomeni telepatici, i fenomeni precognitivi, eccetera, sono tutti fenomeni, esteriorizzazioni di eventi che vanno al di là del tempo e dello spazio umano, fisico. Questo è importante. Guarda, tanto è vero che c'è una persona che dice questo, il primo contatto avuto con mio padre
20 anni fa fu attraverso la sua radio CB che utilizzava per servizio di protezione civile. Guarda a che livelli si arriva. Si arriva. Io stessa, ripeto, nella mia lunghissima esperienza, ho trovato questi fenomeni che avvenivano all'interno delle apparecchiature scolastiche che erano talmente rudimentali che per noi fu una cosa, quella che, infatti, quello che scrive qui, anche il cellulare, allora, anche il cellulare, noi non Certo. sapevamo e ci addentravamo. Un momento nell'attesa, l'attesa c'era, c'era, ma ritornare a casa e trovare che nella segreteria telefonica, allora c'erano le cassettine piccoline, si ritrovava un messaggio con la voce del proprio caro che salutava, che era in partenza dalla stazione ed era lui appena andato, in modo che anche lì si capì che c'era qualcosa che avveniva, che era al di fuori di ogni, diciamo, risposta umana, perché qui non dobbiamo cercare, non so, un momento, non stiamo raccontando delle storielle, perché noi abbiamo i precursori, dopo qui ne possiamo parlare, però nello stesso tempo la disponibilità è quello che fa di noi un soggetto psichico, Eh sì, vero Paolo? Tanto è esattamente. vero. Allora, perché tante nel gruppo di Angela? Perché tante nel gruppo di, non so, sono tante amiche che potrei nominare. Perché? Perché da te? Perché io Perché è dovrei. molto semplice dare una risposta. Perché non esiste un modello interpretativo che esuli così dalla realtà, dalla fisicità, dal nostro tempo e spazio. E di conseguenza è difficile accettarlo. E quindi il non accettarlo significa, in altre parole, non credere in quello che stai ascoltando. Per decodificare qualsiasi messaggio nell'aldilà, bisogna avere un modello interpretativo per poterlo decodificare. Tant'è E allora, vero che. Sì? Dimmi, dimmi. no, quando Sì. parli tu è oro colato, figurati, ci mancherebbe, È parla, parla. importante questo, perché l'attenzione selettiva, che è quella che fa, diciamo, il cavallo di battaglia della nostra psiche, è quella che decide cosa ascoltare. Ad esempio, ascoltando le voci registrate, quello che ci si aspetta da una possibile voce sul registratore o sul PC, dove si vuole, a un certo punto l'ascolto si deve adeguare a quello che è il mezzo. E se uno è convinto che tramite il PC messo in funzione di registrazione, eccetera, poi riascoltato, può essere un sistema che dà risultati, logicamente i risultati verranno, perché dipende tutto. Tramite il fenomeno avviene tramite la psiche umana. La psiche umana, La alias possibilità. in questo caso spirito umano del vivente, è l'unico che è in grado di entrare in risonanza, o meglio in comunione, con lo spirito di un caro defunto. Perché quelle sono le vie comunicative, non ce ne sono altre. A meno che non intervengano altri fenomeni, ad esempio i fenomeni di natura fisica, però lì il responsabile è sempre il medium, cioè l'uomo. Lo spirito è in grado soltanto di inviare dei messaggi codificati o in un sistema o nell'altro, però messaggi che provengono codificati. Tante volte. E può succedere che ti arrivi, ad esempio, una mail o per caso vai su internet, eccetera, trovi, ad esempio, un qualcosa che ti colpisce in particolare. Non è detto che quando c'è l'aspettativa di ottenere un risultato, quel modello che hai visto
così su una trasmissione normale, possa realizzarsi nella comunicazione paranormale. Proprio Ecco, per dipende questo. tutto dal modello psichico di chi fa l'esperienza. Allora qui troviamo subito la domanda, perché viene la domanda e ho piacere che lo No, no, diciate, no. perché bisogna chiarirsi. Non ha capito. Quindi è come se fosse un'immaginazione. No, 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 non è assolutamente un'immaginazione. Dirò di più. Molto spesso, e qui c'era una grande sperimentatrice che oggi non c'è più, che ascoltando dei semplici rumori, li decodificava in termini linguistici. Quindi il rumore in quel caso funzionava da elemento catalizzatore per ottenere un messaggio, una parola o più parole, eccetera. E questa era una sperimentatrice che riceveva tranquillamente, registrando con un semplice registratore piccolo, quelli palmari, registrando dei rumori. Poi ascoltava questi rumori e li decodificava in termini linguistici. Perché? Perché il suo modello psichico era in grado di far funzionare quei semplici rumori da elemento catalizzatore per decodificare in termini linguistici un eventuale messaggio. Dipende sempre dallo sperimentatore, dal suo modello psichico. E quindi le aspettative sono quelle che vincono in questo caso. Le aspettative, cioè aspettarsi di ottenere dei risultati. Svincolarsi da quella che, almeno parzialmente, da quella che può essere un'attività razionale che non è in grado di accettare questo tipo di voci. Perché? Perché non esiste un modello interpretativo fisiologico della ricezione di messaggi che provengono da un sedicente entità, da una sedicente entità o dall'aldilà. Non esiste un modello. E di conseguenza, quando ci si approccia a queste fenomenologie, bisogna approcciare questi eventi con mentalità aperta, ricercando il più possibile elementi oggettivi, come abbiamo fatto nelle analisi che abbiamo fatto del gruppo di Bologna. Bacci, la voce di Bacci, le entità che venivano tramite la sua medianità, e abbiamo analizzato, grazie a Daniele Gullà, che è un tecnico proprio, diciamo, forense, sia video che fotografico che sonoro, ecco, e abbiamo trovato queste anomalie che sono eventi linguistici assimilabili alle voci umane, però non uguali alle voci umane, e che sono caratterizzate da cose ben precise, peculiarità precise, che le caratterizzano. Nelle voci umane sappiamo tutti, tutta la fisiologia di questo argomento parla che la voce è un evento sonoro modulato dalle cosiddette vo corde vocali, e quindi poi si espande come onde sonore nell'aria. E quindi sono quelle sono voci reali. Però nascono da una eventuale, possono nascere da un'eventuale percezione extrasensoriale che viene decodificata in termini linguistici dallo sperimentatore, e quindi può avere attinenza, in genere, se dipende da soggetto a soggetto, attinenza con una domanda posta o con un argomento di cui si stava commentando. Ecco, adesso c'è ad esempio di nuovo Fedora, mia cara amica, che chiede, dopo aver fatto la domanda sul telefono, dice: allora, quello che registro e riascolto normalmente, o lo devo invertire? Ecco, usciamo di nuovo da quello che stiamo dicendo. Cioè, questa serata vorrebbe essere di supporto a coloro anche che non credono nel fenomeno, per fare capire loro. Siamo partiti, avete visto da che premessa, che
che non è vero quello che naturalmente tutto vi viene passato come reale, che qualsiasi strumento vi può far sentire la voce del vostro caro. Quindi se voi già parlate di tecnica, rovesciamo di qua, mettiamo di là, oppure anche questo signor Marangoni, che ringrazio, dopo lo prendo. Adesso prendo questo, ad esempio, Pompeo, che dice: "Buonasera, io ho fatto il tecnico TV vita e mi ha sempre incuriosito il fatto che un registratore possa registrare voci provenienti da un'altra dimensione. Non ho capito tecnicamente come sia possibile. Avrei piacere di sapere su quali frequenze avvengono questi fenomeni. Siamo da Ecco, capo." Siamo da capo, cioè noi stiamo questa sera facendo un discorso diverso. Se tu, Pompeo, adesso noi qui ci diamo tutti del tu comunque, se tu ti ritrovassi, ad esempio, con mio marito che registrava con un ricevitore trasmettitore in uso alla NATO, ti avrebbe potuto dire che lui in quella frequenza, dal momento che lui registrava sull'onda bianca, ti ricordi, Paolo? Che non voleva assenza di rumori ed era sempre quella, ti avrei potuto dire: "Io registro qui", ma tu, Pompeo, potresti dire: "Io invece ho captato voci in quest'altra frequenza". Vi stiamo dicendo che tutti gli strumenti, che tutte le frequenze, che l'assenza della radio, la presenza, che il telefono addirittura. Questo ci è stato dato. Allora io qui non voglio fare la persona che lo mette avanti come aspetto della fede. È qualche cosa però che è fuori dal normale, dalla normalità. Non per niente parliamo di paranormalità, di una normalità, tu dici un'altra dimensione, io ti posso dire normalità di un parallelismo che comunque c'è. Dello spirito che è vicino alla materia. L'ho detto tante volte, Paolo, mi pare di averlo testimoniato questo fatto, che quando mio marito parlava con mio figlio e ha chiesto tante spiegazioni di tipo tecnico, mio figlio gli diceva, assieme agli altri che parlavano con lui e quelli che lui definiva i suoi maestri, che loro stessi si costruivano le apparecchiature. Diceva: "Noi ci costruiamo registratori, audioregistratori e mezzi per comunicare con voi". Allora lì entriamo nel campo della fisicità, della materia sottile che resiste oltre, di cui si mette anche a disposizione la fisica quantistica al giorno d'oggi, cioè anche tutto quello che è materiale rimane, ha una sua materialità, loro stessi si servono di qualcosa di sottile per costruire le modalità, lo possiamo definire di approccio, no? Perché è banale, ma di comunicazione sì. Certo. E E le allora. modalità, non esistono delle modalità precise, delle procedure precise. Diciamo che ognuno in realtà ha trovato una propria procedura. Quindi, perché non avendo la possibilità di confrontarsi magari con altre persone che a sua volta avevano dei risultati. Si è autocostruito delle modalità attraverso cui si manifestava il fenomeno. Quindi, ad esempio, quando io ho cominciato 50 anni fa a interessarmi di questo fenomeno, la prima cosa che feci era su quali frequenze ogni sperimentatore sperimentava. Allora c'era Bacci che lavorava sui 7,2 MHz. C'era Renato Orso che lavorava sui kilohertz, Jurgenson che lavorava anche lui sui kilohertz 1450, se non ricordo male. Cioè, ognuno lavorava su una frequenza trovata in proprio, perché ha avuto dei risultati su quella frequenza. Io quando avevo sperimentato i primi 2 anni, di tanti anni fa,
perché volevo accertarmi della realtà del fenomeno, che non sia un'illusione o altro, mi sono accorto che ottenevo delle voci sui 18 MHz. Ecco, e continuavo in questa convinzione, sintonizzandomi sui 18 MHz, perché sapevo che lì avevo ottenuto dei risultati. Perché con questo sistema ho creato un modello psichico mio tale che era idoneo per ottenere dei risultati, cioè dei fenomeni psichici. E quindi ognuno ha trovato a suo modo, secondo le proprie esperienze, un modo particolare di sperimentare. E quindi ognuno si è autocostruito un modello psichico adatto a lui. Allora, guarda, c'è allora una persona che dice: ma allora cosa fare in concreto? E lui, io le capisco queste domande, ma vorrei proprio che questa sera si facesse chiarezza. Cosa fare in concreto per poter aprire la mente alla percezione di modi possibili di comunicazione con i nostri cari? Cerco tutti gli atteggiamenti d'animo possibili per le mie capacità emotive di adottare il pensiero intenzionale di cui parli. A volte ho la sensazione di essere ascoltata, ma non riesco a percepire risposte. Guarda, la risposta te la dà Roberto Emili, che venne da noi a Cattolica la prima volta. E che si è fatto anche lui un testimone, perché poi diventi testimone di queste cose, no? E dice: quando dentro hai tanto amore e vuoi trovare un contatto con tuo figlio, non ci sono barriere che tengano i messaggi, arrivano in ogni modo. Allora ecco questo, il discorso anche quando si dice: ci provo e non ci riesco, tanta pazienza, provo in un altro momento. Provi in un'altra modalità. Quando ti si affina non l'orecchio, ma l'animo Quello è l'importante. alla Quella è la cosa. disponibilità di questo ascolto, il Esatto. messaggio arriva, non c'è Sì. niente da dire. Allora qui troviamo una testimonianza forte di una persona che dice: ho partecipato ad alcuni incontri di metafonia di gruppo. Ecco. Ero estremamente scettico. Chi stava effettuando le registrazioni mi ha sorpreso quando una voce registrata ha nominato il mio nome, facendo seguire un messaggio che diceva: finalmente sei arrivato, ti stavo aspettando. Da quel momento ho iniziato a studiare il fenomeno e ad approfondire. La comunicazione con l'aldilà è possibile e reale. Come mai ci sono persone che questo campo non lo affrontano? Perché non si sentono disposte. Ci sono persone che, per esempio, per avere un contatto, io ho letto anche ieri l'altro, forse anche qui la persona, che ha scritto un libro, due libri, non so cosa, sui messaggi che riceve da altre persone. Io i messaggi dei miei figli li voglio ricevere direttamente. Non c'è bisogno, e questo è il mezzo più semplice. Ci può essere anche quello della scrittura che viene chiamata in tanti modi, purché nel modo giusto, comunque ispirata, in tutte le maniere. Comunque, anche la scrittura automatica che pochissimi hanno, pochissimi, eppure molti dicono: io ho la scrittura automatica, va bene. Può essere un fenomeno per il quale ti metti con una penna in mano, magari non ce l'hai neanche la penna in mano, ma in quel momento in cui ce l'hai, questa comincia a scrivere da sola. A quel punto lì io l'ho provata, quello è un automatismo, ma ci credo se lo vedo realizzato in questa maniera, ma non se a un certo punto, d'accordo, Agnese Moneta disse: io ho la scrittura ispirata, e lei dava messaggi di altissima levatura. Diciamo che col contatto del telefono, del registratore di vari tipi, di quelle enormi apparecchiature che aveva mio marito, i risultati
sono stati splendidi della comunicazione delle voci, alcune delle quali Paolo definiamo timbriche, cioè erano proprio al naturale come l'esistente, ecco, in terra quando l'avevamo vicino. Esistono anche queste. Come mai avviene? Perché avviene? C'è un perché. Direi che tutto il fenomeno avviene tramite noi. Io sono convinto di questo. Forse casi particolarissimi che non voglio ne negare, di cui non voglio negare l'esistenza, che sono veramente particolari e inspiegabili, ma per quanto mi riguarda, se c'è un modello interpretativo, allora riesco a capirlo. Se non c'è un modello interpretativo, devo soltanto accettarlo così com'è per poi analizzarlo in un secondo tempo meditando su questi eventi o documentandomi se esisteva nella letteratura casi analoghi. Ma certo che nel mondo psichico o psicospirituale non ci sono limiti, purché uno affronti con a grande apertura mentale, quindi senza la schiavitù della razionalità, ma con apertura mentale non vuol dire rinunciare alla razionalità, vuol dire soltanto tenerla sotto controllo, cioè non esasperare con la razionalità l'accettabilità o meno di certi eventi. Perché logicamente io capisco, quando qualsiasi cosa succede nel mondo visibile, nel no mondo normale di tutti i giorni, lo accettiamo perché è un fenomeno che segue certe ben precise modalità di cui conosciamo l'origine, il modo di esprimersi, di manifestarsi, eccetera. Quindi esiste un modello interpretativo. In poche parole. Laddove non esiste un modello interpretativo, bisogna saperlo umilmente accettarle e poi meditare, studiare, leggere la letteratura che esiste in quell'argomento, per poi documentarsi in modo tale da poter darsi, cioè dare a se stesso una risposta. Io penso. C'è una domanda per te, la nostra amica Stefania. Dice: è possibile che uno senta una cosa e l'altro diversamente? Altra cosa possibile, che in un piccolissimo tracciato un giorno si senta un messaggio e 2 giorni dopo un altro, sempre inerente ma diverso. Cavoli, questa è bellissima. Dai, Paolo. Succede ben frequentemente in questo campo. Da lunga data conosco questo evento, ma però no, non mi spaventa perché ogni ascolto ha le sue componenti psicologiche nel soggetto che ascolta, ben precise e adeguate a quel momento. Quindi, alle volte, un atteggiamento non aderente a un modello alle proprie aspettative, alle volte proprio è irraggiungibile, non è possibile decodificarlo. Mentre alle volte, se questo modello interpretativo esiste e quindi è facile accettarlo come un possibile evento, si può sentire certe cose che normalmente a una persona qualsiasi non sente. La chiaroudienza è tutto, c'è tutta una letteratura in questo campo. È una capacità della psiche che, come sappiamo, l'esperienza ce lo dimostra, la psiche che non ha né tempo né spazio, quindi viaggia in un continuum non fisico. Perché nei continuum fisici, logicamente abbiamo la possibilità di identificare tutti i parametri che può distinguerli, che può caratterizzarli.
Nel caso dei fenomeni psichici, purtroppo non esistono modelli particolari in grado di spiegarli. Di conseguenza, è difficile per uno scettico saper accettare senza riluttanza un evento per poi studiarlo, analizzarlo, eccetera. Un critico, logicamente, non sentirà mai nessuna voce paranormale perché è una grave deficienza quella se non ha un modello psichico adeguato. Ma se si registra un Lo rumore, come si fa a decodificarlo? C'è un sistema? No, stiamo appena. no, no, no. E a un certo punto c'è la signora, una signora, adesso mi sta sfuggendo il nome, la quale Norma, la mamma di un Andrea. A un certo punto lei registra del rumore, poi l'ascolta con questo registratorino portatile quel rumore e decodifica in termini linguistici, rispondendo a delle domande fatte da uno degli uditori e risponde in maniera coerente. Ma è solo lei che sente. È un rumore che è catalizzato dall'attenzione e dal desiderio di sentire, e quindi rende percettivo quel rumore in termini linguistici. Però dipende dal modello psichico esistente nell'ascoltatore. Se nell'ascoltatore la sua razionalità dice sono tutte fandonie, solo fantasie, logicamente non sentirà mai eventi significativi, sentirà sempre rumori e basta. Io ricordo che andai a dare da mangiare a un cane di un amico che era mancato con mio marito. Nella chiusura, io avevo sempre il registratore in tasca, è logico, e anche mio marito l'aveva nel taschino. Nella chiusura del cancello, nel rumore della chiusura del cancello, quindi nel silenzio totale, c'erano i nostri passi. E si chiuse il cancello. Dopo io guardo e dico a mio marito: oh, signore, ho il registratore acceso. Vado ad ascoltare e mio marito ascolta, quindi insieme ascoltiamo, non sono io la scema, ci ho sempre tenuto, teniamoci molto alla dignità della nostra intelligenza, però attenzione, non perdiamoci per strada. Mi ricordo che sentii grazie. Che hai pensato tu al mio cagnolino, cioè sul rumore della chiusura di un cancello. Io non ho mai registrato con la radio. Mio marito ha sempre registrato con la radio, cioè ognuno ha le proprie cose. Quello piccolo che aveva la Paradiso e sul quale lei A paradiso, sì. sentiva a parte il fatto che Laura Paradiso aveva delle capacità medianiche. Non era solo un soggetto psichico. Comunque lei grattava una scatola, su quel rumore lei riceveva le risposte che doveva dare alle persone, diciamo così, volendo. Ecco. Comunque sulla base anche del rumore o della radio, e qui è che abbiamo fatto troppo tardi, ma vedete. Le registrazioni che facciamo alla radio, radio straniera, prendete la lingua che non è la vostra, fate il reverse, vedete di poter ampliare, allargare, stringere. Attenzione, imparate le modalità, imparatele quanto volete, ma non allargate troppo il campo. Perché questo discorso della sentire, adesso col computer, ripeto, è diventato una cosa di una banalità, ma di banalità nella È vero. spiegazione, non nella ricezione. Perché le voci ci possono essere sempre sul computer, sul telefono, nella segreteria, voci dall'aldilà, nelle telefonate, possono esserci sempre. Però non banalizziamo questa cosa Certo. e soprattutto smettiamola, e io lo dico con tutto il cuore, di aprire, di chiudere, di allargare, di stringere,
di continuare a lavorare su un pezzetto, quella madre che prova e che riceve e si sintonizza in una radio. Se il fenomeno c'è, c'è. Una volta, Paolo, eravamo andati al mare con mio marito ad aprire la casa del mare e apriamo la televisione naturalmente e noi non ci eravamo portati dietro niente, ma nei paesi del mare d'inverno i negozi sono chiusi. Avevamo trovato solamente un panettiere che forniva un pochino, diciamo, gli abitanti, quei pochi della zona. Avevamo preso del pane, non avevamo nient'altro, l'acqua del rubinetto e il pane. Ora c'era alla televisione lo sperimentatore, il giornalista che leggeva il telegiornale. Noi l'apriamo, ci mettiamo lì con quel pezzetto di pane perché poi si doveva tornare a Padova e sentiamo che ci siamo guardati tutti e due. Bisogna anche pensare che no, noi forse eravamo diventati un soggetto psichico unico, tanto sentivamo dal vivo queste voci, no? Ci guardiamo uno con l'altro e questa persona nel telegiornale dice le parole: quei due mangia pane. Quei due mangia pane eravamo noi e ci siamo guardati uno con l'altro e abbiamo detto: beh. Cioè, ce ne sono successe con le voci, ma delle cose tali per le quali non si può, non si può. Allora, ma tu come fai? E io non lo sopporto questo. Ma tu allora sei una medium, ma allora tu hai capacità? No, io ho sì, ho capacità d'ascolto perché io ho tanto desiderio di silenzio, di comunicazione. Di essere in contatto, di trovarmi non disperata e quindi mai positiva, mai accogliente. Penso che la cosa migliore sia proprio la predisposizione dell'animo, come se mi permetti, Paolo, vorrei dare una risposta a questa persona che è sempre molto carina e interviene sempre da noi. Dice: siamo dei ricci trasmettitori e il cervello è il nostro codificatore. No, non è proprio così, vero Paolo? Non è il cervello. No, il Siamo. cervello, diciamo, secondo un modello elementare, così impropriamente chiamato cervello, è il processo ben più profondo Infatti di parlava di definizione. vibrazioni. Non siamo in questo campo, il campo è diverso, siamo proprio in un discorso psichico che va oltre il funzionamento del cervello. Volevo raccontarvi un evento che mi ha portato a delle conclusioni ben precise. Cioè, a un certo punto, cosa succede nei fenomeni psichici? I fenomeni psichici si manifestano particolarmente in maniera precisa nei momenti di allentamento attentivo, cioè dell'attenzione. Ad esempio, molti, quando si usavano i registratori ancora a nastro, oggi forse anche quelli che ricevono con un semplice computer, si trovava sempre delle voci quando, appena avviato il registratore, la fase di registrazione, oppure un istante prima di chiuderlo, al punto tale che ci si arrabbiava, porcaccia miseria, dicevo io, ma proprio adesso viene mentre sto chiudendo. Invece è molto significativo il fatto, dopo con l'esperienza ho capito dove sta l'inghippo. Non è che sono stato sfortunato a chiudere proprio nel momento in cui avveniva il fenomeno della voce incisa, ma in quei momenti di apertura della registrazione e di chiusura della registrazione avvengono in questi momenti degli allentamenti dell'attenzione. E l'allentamento dell'attenzione è quella che favorisce l'evento psichico. Per
Perché? Perché praticamente sono momenti in cui l'attività razionale dell'individuo viene allentata dal fenomeno o di spegnere il registratore o di avviare la registrazione, ma avviene un momento di allentamento attentivo e nei momenti di allentamento attentivi avvengono i fenomeni. Questo l'ho verificato ma da anni. Ormai Ma in quale tutti. hai trovato in questa posizione? Sì. È proprio così. È Sì. Al proprio punto così. tale che ci si innervosisce perché dice: ma guarda, la voce stava venendo proprio nel momento che io stavo spegnendo la registrazione, stavo interrompendo, avviando lo stop, insomma, fermando la registrazione. E no, quelli sono i momenti veramente magici, quelli dell'allentamento attentivo. Ad esempio, per trovare la coerenza anche dei modelli interpretativi, io l'ho trovata questa coerenza nei famosi mini Geller, quando a un certo punto c'era il dottor Bersani e Martelli di Bologna che facevano esperimenti di psicocinesi, cioè di far storcere un provino metallico a un soggetto, a un ragazzo in età adolescenziale, che aveva dimostrato già altre prove, chiamiamole prove, altri elementi di attenzione che aveva la capacità di piegare i metalli. Quando il ragazzo, allora il fenomeno, cioè la disposizione strumentale era una campana di vetro, all'interno una barretta metallica, con sopra uno strain gauge, si chiama un estensimetro elettrico, che quando a un certo punto si piega la barretta, questo avvolgimentino si allunga, cambia la resistività del rame ed è possibile registrare il preciso istante. Ecco, il tutto avveniva quando a un certo punto lo sperimentatore diceva al ragazzo, non so, andiamo a fare quattro passi. C'era John Husted in Inghilterra che diceva: beh, adesso andiamo a prendersi una buona birra. E in quei momenti avvenivano i fenomeni. Lui ci aveva mostrato un'ampolla grande, una sfera piena di fermagli d'ufficio, quelli per unire le carte. Ecco, tutti piegati in maniera veramente impressionante. Questo piegamento aveva spiegato John Husted, che avveniva nei momenti in cui il soggetto, dopo, anche adesso non ricordo se era adolescente o maturo, ma quando il soggetto veniva, dopo essere caricato con delle autosuggestioni, tu devi, perché hai la capacità di piegare questi metalli e quel provino che è all'interno di questa campana di vetro, eccetera, tutto non avveniva. Ma nel momento in cui, vabbè, adesso rilassiamoci un po', andiamo a prenderci un caffè, nel momento che si alzavano dal tavolo dell'esperimento e stavano avviandosi per prendersi il caffè, il provino si piegava. Cioè lo stato di allentamento attentivo è il momento magico per il fenomeno della psicocinesi. Quindi io mi metto fra loro, cioè fra gli sperimentatori delle voci, ecco, le voci preferivano sempre manifestarsi all'inizio o alla fine della registrazione, proprio nel momento in cui si spegneva si stoppava, diciamo, si arrestava la registrazione. Quelli sono i momenti magici di allentamento attentivo e per questo il tutto avviene in quei momenti proprio che sono magici di allentamento attentivo. Quindi la miglior concentrazione che esistente, che si può adottare, è quella di rilassarsi mentalmente. E questo me l'aveva detto anche un medium. La miglior concentrazione è rilassare la mente.
Quella è la più bella e la più autentica delle concentrazioni cosiddette. In realtà sono rilassamenti concentrati, tra virgolette. Leggiamo due cose, poi vi lasciamo perché non vogliamo, cioè ci ritroviamo perché Paolo è così gentile, ma non vogliamo superare l'orario e che voi vi troviate male. Allora, vediamo un attimo questa cara amica, è nuova per me perché non l'avevo vista. Sono passati 20 giorni circa, ho una bimba di 4 mesi, quella sera avrei voluto registrare, ma mia figlia l'ha tirata fino alle 2 di notte. Ero esausto e ho rinunciato. Una volta a letto ho messo le cuffie, ho deciso di aprire un'app senza registrare. Volevo chiedere due cose, ho detto prova a vedere se capisco così. Brava. Dopo le risposte sento dire Franca c'è. È mia nonna e mi ha detto che aiuta la bimba. La saluto e poi sento. Ho visto Viola. È bellissima. Io non capisco perché. Non ha concluso il messaggio, ma si è spiegata chiarissimamente. Sono quei fenomeni per i quali non ti dai spiegazione, non sei collegato con una radio. Hai volontà senz'altro di aspetti qualcosa. Ecco, attenzione, risponde una persona. Spesso la difficoltà sta nel separare quello che la nostra mente vorrebbe sentire e ciò che invece arriva. Ci vuole un po' di allenamento nel lasciare la mente aperta all'esperienza e mettere da parte l'ego per facilitare il contatto. Beh, questo è una Giusto. premessa indispensabile. Caro Sì. Paolo, noi siccome abbiamo superato già di 50 minuti il nostro webinar, diciamo Paolo, arrivederci, perché qui ce n'è ancora Arrivederci, tanto cara da Edda. dire. Avevo Quando tante vuoi. cose da chiedere, ma l'affaticabilità anche dell'ascolto avviene per tutti, insomma. Allora, Certo. teniamoci caro il nostro Paolo, lo sentiamo, so che ci sono persone per le quali l'orario delle 20:30 non va bene. Io mi sono messa d'incastro, di traverso. Perché ci sono persone che registrano alle 8, persone che fanno le dirette alle 9, altri alle 9 e mezzo, dico mi metto alle 8 e mezzo per non dar fastidio a nessuno e vado avanti un'ora. Spesso i miei ospiti non sono contenti di questo, ma a un bel momento siete voi che dovete fare le scelte. Ringraziamo il nostro amico Paolo Presi, ringraziamo e vi invito, se volete veramente prepararvi a leggere questo libro, vi ripeto, guardate una come me quanti segni sia nella prima che nella seconda edizione per poter capire qualcosa, per poter arrivare. Io registro da più di 30 anni e lo sanno bene anche le persone che qui stanno facendo domande perché. Sai Paolo, si sono fatti molte delle domande, si sono date delle risposte. Fedora, lo sai bene come funziona, tu Fedora lo sai perché mi hai sentito. Allora, proviamoci con gli strumenti dopo aver studiato. Non facciamo le cose così come si vuol dire. Crediamoci, come dice la nostra amica Angela, crediamo al fenomeno, ma non vogliamo allargarlo troppo. Facciamolo con serietà, sono cose serie, sono cose che vanno fatte con pazienza e per bene. Vi ringraziamo tutti. Ciao caro Paolo, a risentirci Ciao Edda. presto allora, vero? E andiamo avanti con altre cose perché qua Ma ce n'è da certo. dire, ce n'è da dire, ce n'è tanta. Un Alla prossima. abbraccio, Un ecco, un abbraccio abbraccio. grande. Alla prossima. Affettuoso. Grazie Paolo, Grazie. grazie a Ciao tutti e Edda. buona serata, grazie. Buona serata.